Buongiorno vecchie cani inglesi e benvenuti in un nuovo video. Oggi sveleremo uno dei sette segreti di Fatima, ovvero posso mischiare diversi tipi di liquido radiatore? A cosa serve? E come è composto? Ecco, oggi in questo video andremo a scoprire tutte queste cose e anche altre curiosità sul nostro bel liquido del radiatore. Prima di tutto passiamo dal capire cos'è il liquido radiatore e a cosa serve. Il liquido consente all'impianto di non andare in ebollizione, quindi è un liquido che non bolle, all'incirca intorno ai 130-40 gradi resiste sempre, e poi abbiamo dall'altra parte, ovviamente se non bolle, può anche non far ghiacciare il liquido, quindi riesce a resistere a temperature intorno ai meno 40 gradi circa. E soprattutto, un'altra cosa molto importante, ha una proprietà anticorrosiva e quindi mantiene lontana la ruggine dal nostro impianto. Un'altra proprietà che ha il liquido radiatore è quella, oltre ad avere gli additivi anticorrosivi, anche quella di avere un minimo di lubrificazione dell'impianto. Infatti, se lo toccate, è un pochino oleoso questo liquido qua, no? Ma scommetto che a chiunque abbia una macchina e abbia un pochino di confidenza col fai da te, si sia trovato a dover aggiungere un po' di liquido, quindi andare a cercarlo. Ecco, arrivato davanti allo scaffale, si trova davanti a un'ardua decisione, davanti a colori blu, verdi, ultimamente anche il viola, gialli, rossi. Ecco, ma io che liquido devo usare all'interno? Allora, prima di andare a caso, quello che dobbiamo capire è che in rete, poi magari vi fornisco il link, sono disponibili varie tabelle che spiegano com'è compatibile un liquido con l'altro. Cosa può succedere se noi mischiamo dei liquidi non compatibili? O, come andremo a vedere dalla tabella, abbiamo una protezione inferiore all'anticorrosione, o peggio ancora, creeremo quella mugnetta, quella specie di liquido denso che ovviamente andrà a rovinare tutto l'impianto, intasando tubi, radiatori e chi più ne ha più ne metta. Cosa cambia quindi dai vari tipi di colore? Beh, i liquidi a radiatore principalmente cambiano di colore in base agli additivi che hanno dentro. Ora, senza andarvi a fare l'elenco completo degli additivi, che anche qui, se volete, si trova su internet, ci sono, come abbiamo detto, alcuni additivi che matchano e quindi non fanno problemi e altri che invece fanno a botte. Ma adesso andiamo a vedere che tipi, andiamo a vederci la tabella, così scopriamo finalmente quali sono i liquidi che possiamo mischiare in tutta tranquillità e quelli che invece dobbiamo stare attenti. Eccolo qua, il settimo segreto di Fatima. Vedete, la tabella è molto semplice da interpretare. Ci sono liquidi blu, verdi, gialli, rosa, rosa e viola. Questi due che sono uguali differiscono in base a questa specifica. E noi possiamo capire come è miscelabile. Ad esempio, il blu, il liquido blu, è miscelabile, vabbè, col blu è il suo, col verde, col rosso assolutamente no, col rosa perde in proprietà anticorrosive, con l'altro rosa uguale e col viola anche. Poi abbiamo il verde, G11, che è la sigla del prodotto, è miscelabile col blu? Sì. È miscelabile col verde? Sì. Col rosso no, e stessa cosa per gli altri tre. Ancora rosso, il rosso non è miscelabile col blu, non è miscelabile col verde, ma sì col rosso, vabbè, è il suo, vabbè, che scemo, e in queste invece perde le proprietà anticorrosive. Il rosa è quello, è uno di quelli, il G12, che si adatta un po' a tutti i vari liquidi, il G12 più addirittura se li fa tutti, lui se li mangia tutti, gli va bene tutto, e il viola pure. Oh, adesso mi sento meglio, finalmente abbiamo svelato questo mistero che davvero in pochissimi sanno bene come mischiare questi liquidi. Ci sono le informazioni, ragazzi, basta prenderle. E cosa possiamo dire ancora su questo bel liquido? Beh, come abbiamo capito, quello che è importante sono gli additivi all'interno. L'additivo va anche cambiato nei tot di anni perché perde le sue proprietà anticorrosive, quindi fa arrugginire l'impianto, e vi assicuro che ne ho viste di macchine arrugginite. Poi dopo avete radiatori da cambiare, termostati che non funzionano, pompe acqua che si disfano, insomma non è carino, quindi meglio almeno ogni 100-120 km cambiarlo, fare attenti a non mischiarvi i liquidi. E per il resto, ragazzi, io penso che su questo video sia tutto. Noi ci vediamo alla prossima, vecchie cammi inglesi, ciao!